Avere delle scatolette con gli incastri già preparati è una cosa molto utile e molto veloce. Se non l'avete visto, ho preparato un video su come creare le scatoline. Lo lascio magari qui sopra. Ma oltre alle scatoline, se dobbiamo fare degli altri oggetti, tipo, che ne so, una casa o altre forme, come possiamo realizzare gli incastri? In questo video voglio farvi vedere come realizzare gli incastri, ma prima di tutto vi spiego le quattro principali funzioni booleane che potreste utilizzare non solo per gli incastri, ma anche per altre tipologie di lavoro. Sigla! Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi vi voglio far vedere un tutorial molto interessante. Partiamo dalla descrizione delle booleane. Vi faccio vedere tutte e quattro le funzioni, come si utilizzano, e poi vi faccio vedere come realizzare degli incastri. Bene, andiamo su Lightbar. Eccoci su Lightbar. Allora, ho creato già delle figure geometriche per farvi vedere le varie funzioni booleane. Ora vi spiego un attimo come funziona, ma prima di tutto voglio farvi vedere dove sono le funzioni booleane. Le funzioni booleane sono esattamente qui, come vedete. Partiamo dalla prima. Allora, io ho già creato dei disegni giusto per farvi vedere le varie funzioni da fare e le ho già numerate. Partiamo dalla prima funzione, che è questa qui. Allora, questa funzione qua ti permette di unire tutti gli oggetti selezionati eliminando, in poche parole, tutto quello che sta all'interno. Quindi selezioniamo tutti e tre gli oggetti assieme, gli diamo, e ora vedrete che dandogli questa funzione, lui ha unito gli oggetti e ha eliminato tutte le intersezioni che c'erano all'interno. La seconda funzione, invece, che è questa qui, ti permette di unire due oggetti, ovviamente sempre eliminando tutto quello che sta all'interno. Quindi noi andiamo a selezionarla assieme, clicchiamo qui e abbiamo unito i due oggetti. La terza funzione, che è questa qui, ti permette di sottrarre due oggetti, quindi 1 meno 2 o viceversa 2 meno 1, ma andiamo a vederli. In questo caso noi dobbiamo prima evidenziare un cerchio, poi premendo il tasto CTRL si evidenzia il secondo cerchio, si va a cliccare sulla funzione e come vedete lui ha sottratto. Ora facciamo il contrario. Prima selezioniamo il cerchio 2. Poi selezioniamo il cerchio 1, quindi a lui andrà a fare 2 meno 1, clicchiamo e ha sottratto questo. Questa funzione è molto interessante e ci servirà per creare le nostre belle scatolette o casette o quello che vogliamo. L'ultima funzione, che è l'intersezione dell'oggetto, cioè in poche parole mantiene quello che sta all'interno, escludendo tutto quello che sta all'esterno. Quindi noi andiamo ad evidenziarli tutti e due, clicchiamo su questa funzione e vedrete che mi resta solo questo. Bene, io volevo farvi vedere un attimo come funzionavano le booleane. Ora passiamo alla parte più interessante. Andremo a creare una scatoletta, però partendo da zero senza utilizzare nessun tipo di programma. Creeremo noi gli incastri e vi farò vedere passo per passo come fare. Bene, ora andremo a creare la nostra prima scatolina con gli incastri. Utilizzerò una scatolina perché è quella più semplice e veloce da spiegare. Allora, iniziamo col crearci il nostro bel quadrato. Gli diamo come dimensioni 100 mm in larghezza e 100 mm in altezza. Io lascio sempre il lucchetto aperto in maniera da poter modificare come voglio le dimensioni. Lo centriamo un attimo. Ok. Ora andremo a creare il nostro rettangolo, quindi per creare i nostri incastri.
Quindi creiamo il nostro bel rettangolo. Allora, nell'altezza serve per regolare l'altezza dello spessore del vostro panale in legno. In questo caso io utilizzo un 3 mm, quindi metto altezza 3 mm e la larghezza solitamente si utilizza un 15 mm, che è la misura standard. Poi potete fare quello che volete voi. Io utilizzo quella standard. Fatto il rettangolo, lo andremo a duplicare. Duplicandolo lo dobbiamo spostare qua nell'angolo in alto a sinistra del vostro quadrato. Quindi con il tasto CTRL lo regolate il più possibile. Mi sposto un attimo per centrarlo il meglio possibile. Ok, è abbastanza centrato. Non ancora, c'è ancora un'imperfezione. Allora, per regolare questa imperfezione senza star là a diventare pazzi con il mouse, vi vanno ad aiutare queste posizioni, la posizione X e la posizione Y. Nel mio caso andrò a modificare la posizione Y, quindi qui è a 506, proviamo un 500, vediamo se si centra ed è perfetto. Ok, abbiamo centrato il nostro rettangolo sul quadrato. Ok, rimpiccioliamo un attimo, bene. Ora che abbiamo il nostro bel incastro creato, andremo a crearne altri. Senza stare lì a fare copia e incolla, ci va in aiuto questa funzione che si chiama crea una matrice. Come funziona praticamente? Lui, in base alle colonne che voi gli date, va a creare i vari rettangoli. Però con questa spaziatura qua gli va a dire che ogni 5 mm gli crea il rettangolo, che secondo me è poco, quindi andiamo a aumentargli e lo spostiamo a magari a 10 mm. E quindi adesso andiamo a creare i rettangoli. Il resto non toccatelo, lasciatelo così perché non vi serve. Quindi andiamo a creare gli altri rettangoli. Se ne vado a creare un quinto mi va fuori il quadrato e quindi non ha senso. Quindi vanno bene ai 4. Bene, noi abbiamo creato i nostri incastri. Ora, per creare il nostro incastro che dia la forma che ci interessa, dobbiamo selezionare i 4 rettangoli, raggrupparli, selezionare il nostro bel quadrato e ci vanno in aiuto queste due funzioni. Allinea gli oggetti selezionati verticalmente e allinea gli oggetti selezionati orizzontalmente. Cosa fanno loro? Li allineano o a destra o a sinistra o in centro in base alla figura che avete. Quindi in questo caso a noi ci serve allinea oggetti verticalmente e li allineiamo al centro del quadrato. Quindi gli diamo ok e lui è andato ad allinearli perfettamente al centro. Fatto questo, andiamo a prendere questi, li raggruppiamo anche questi e li spostiamo sul fondo. Come vi dico, dovete centrarli più perfettamente possibile. Ok, sono centrati, li sposto un po' in là, giusto per. E gli diamo la stessa funzione che gli abbiamo dato prima, quindi selezioniamo i rettangoli, selezioniamo il quadrato e gli diamo allinea al centro verticalmente. E questi sono centrati. Ora andiamo a prendere gli altri rettangoli, quindi li prendiamo tutti e 8 e li giriamo di 90 gradi, quindi li ruotiamo di 90 in senso orario, in senso antiorario è indifferente. Li spostiamo qua per comodità. Prendiamo 4 rettangoli e li raggruppiamo. Ora li spostiamo. Io sto utilizzando la tastiera per comodità e basta. Bene, per centrare questi qui dobbiamo selezionare il nostro quadrato, bloccare la forma, altrimenti si sposta e mi manda fuori centro i rettangoli, quelli verticali. Quindi blocchiamo la forma. Selezioniamo anche i rettangoli e in questo caso utilizziamo la funzione orizzontale, quindi allinea centro orizzontale e lui è andato a centrarli. Li avevo già centrati io, sono stato fortunato, adesso li metto fuori centro giusto per farvi vedere. Allora li raggruppiamo, li spostiamo. Ok,
Ok, selezioniamo il nostro bel quadrato che è bloccato, lo lascio così giusto per farvi vedere che si sposta, e li allineiamo. E come vedete abbiamo allineato i nostri rettangoli. Ora, per comodità, io andrò a duplicare per la fase successiva questo quadrato che è già creato. Lo sposto un attimo un po' più in là. Lo riduplichiamo un'altra volta e lo spostiamo qua. Ora vi spiego tutto. Cercate di avere pazienza un attimo che imposto un attimo il tutto. Benissimo. Ok, quindi praticamente questa sarà la nostra, diciamo, la nomino base superiore. Ok, ora andremo a creare la nostra base inferiore. Come fare? Praticamente i rettangoli devono andare all'esterno, quindi selezioniamo i rettangoli, li spostiamo di qua, selezioniamo questi rettangoli, li spostiamo di qua, e per quello che li ho duplicati così stiamo più veloci a creare il tutto. Selezioniamo, li portiamo all'esterno, selezioniamo e li portiamo all'esterno. E abbiamo creato la nostra base inferiore. Base non è completa perché voglio far vedere passo per passo come fare. Prima creiamo tutte le basi, poi andiamo ad operarle. Ora dovremo creare le altre quattro facce del lato. Per crearle, ovviamente, dobbiamo spostare questi qui all'esterno e questi qui all'esterno, gli altri all'interno, perché vanno ad abbinarsi con l'altra base e l'altro lato che va ad agganciarsi. Bene, noi abbiamo la nostra figura. Ora andiamo ad operare e creare questi incastri. Spostiamo un po' più in qua, giusto per centrarla. Ok. Bene, come fare? Partiamo dalla base superiore. Per prima cosa andiamo a selezionare tutti i nostri rettangolini, perché dobbiamo raggrupparli assieme. Quindi li raggruppiamo, selezioniamo il rettangolo e i rettangolini assieme e gli diamo questa funzione booleana. Per quello prima ho selezionato il quadrato grande e poi successivamente i rettangolini. Ed ecco qui venuto fuori il nostro incastro, diciamo quello femmina. Ora andiamo a creare l'incastro maschio. Quindi qui si fa in questa maniera. Quindi si seleziona questo e si seleziona il quadrato e gli diamo questa funzione, e come vedete ha creato la parte superiore maschio. Stessa cosa parte inferiore, gli diamo sempre questa funzione e ha creato il nostro incastro. Ora selezioniamo il quadrato, questo incastro, e gli diamo questa funzione. La stessa cosa la facciamo in qua, quadrato, incastro, stessa funzione, e abbiamo creato la nostra base inferiore. Ora andremo a creare l'altra faccia della nostra scatolina. Quindi selezioniamo questi rettangolini, selezioniamo gli altri rettangolini sotto, li raggruppiamo, selezioniamo il quadrato e gli diamo la funzione booleana e abbiamo creato i due lati. Ora selezioniamo il quadrato, selezioniamo i rettangoli che sono già raggruppati e gli diamo la funzione di sottrazione. E abbiamo creato i nostri incastri anche su questa facciata. Ora io non sto qui a creare anche gli altri lati della scatolina, questo è solo un esempio per farvi vedere come funzionano gli incastri.
Perché Ali basta copiare e incollare gli altri lati della scatolina e avete ottenuto il risultato. Beh, spero che questo tutorial vi sia stato utile. Come vedete, vi ho fatto vedere le funzioni booleane, come funzionano, che potrebbero essere utilizzate non solo per gli incassi, ma anche per altri progetti. Quindi ora sapete come utilizzarle. E vi ho fatto vedere gli incastri perché ci sono state diverse persone che mi hanno contattato, mi hanno chiesto come creare degli incastri perché non avevano solo box da fare, avevano altri progetti e volevano capire come crearli. Vi ricordo di iscrivervi al canale, che è molto importante per cercare di supportarmi o sopportarmi come volete, di cliccare sulla campanellina, di mettere un like se questo tutorial vi interessa. Ovviamente lasciate qualsiasi commento se avete bisogno di altri tutorial, se avete bisogno di ulteriori spiegazioni su questo video o altri video. Io vi saluto e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao!